Ciao a tutti, sono Giovanni Facchinetti, ho 65 anni, sono pensionato e sono nelle Acri da circa 40 anni. Al momento ricopro l'incarico di presidente di circolo. Così mi è stato chiesto come ho incrociato le Acri. Diciamo, è dal 1975 quando sono andato ad abitare a Mozzo, che è poi diventato il mio nuovo paese. E lì ho cominciato a incontrare delle persone che ho visto avevano a cura il loro paese. Persone però speciali, ho ammirato in loro tanta passione in ciò che facevano, un attaccamento e un sano... ho ammirato in loro tanta passione in ciò che facevano, un attaccamento e un sano orgoglio di sentirsi delle Acri. Mi sono trovato di casa e a casa, quella casa che dopo quella di Mattoni si cerca per coltivare, far crescere e abitare le proprie idee e le proprie convinzioni, quella casa che è il luogo ideale per la cultura del dono, per imparare la gratuità del servizio come gesto concreto del Vangelo vissuto. Certamente sono un po' invecchiate le Acri nell'età anagrafica, ma sono sempre vigili a mio avviso e attente nei mutamenti della società. Conservano, a mio avviso, ancora forte la capacità critica sugli eventi e anche nella nostra città sono certamente soggetto con cui le istituzioni interloquiscono. Siamo in affanno sul ricambio, ma credo che sia un male comune a molte associazioni. Facciamo fatica ad avvicinare i giovani, dovremmo incominciare dal loro linguaggio, cominciare a capire quello che stanno vivendo loro e non continuare a proporre dei nostri modelli che sicuramente non accettano. Per il futuro delle Acri sicuramente mi auguro ancora un futuro molto sereno, auguro di fare ogni sforzo per rimanere sul territorio, attraverso la presenza dei circoli, per continuare a vivere la quotidianità della vita, con una presenza di solidarietà, di servizio e di speranza cristiana. Sentinelle attente nel mondo che cambia, ma nello stesso tempo preoccupate di coloro che fanno più fatica, promuovendo, pur nelle diversità, la centralità della persona in tutto il suo evolversi. Grazie e auguri di ogni bene.